Ovviamente la reazione della piazza è di incredulità. Il campionato è appena cominciato, già si sussurrarono le prime voci. Che cosa è successo oggi ad Acireale? Qual è la reazione della società, dei giocatori e soprattutto dei tifosi che avevano assorbito in qualche modo il colpo dello scorso anno, reagendo, ritrovando una squadra vincente quest'anno? Umberto De Ghini è andato ad Acireale. Vediamo il suo servizio. Perplessità e sgomento hanno così caratterizzato la mattinata dei tifosi acesi e soprattutto della squadra dell'Acireale in merito alla sentenza della commissione disciplinare del Comitato Interregionale che ha penalizzato di 3 punti proprio la squadra granata. Adesso la classifica vede il Mazara in testa con 31 punti, l'Acireale ne ha 30, l'Agrigento Favara 29 e lo Scicli 27. Ma vediamo e sentiamo soprattutto così, il pensiero ed il momento che sta vivendo la società granata. Ne parliamo di questo con il dirigente della Acireale, Antonio Rapisarda. Come ha accolto la squadra questa ennesima mazzata dopo aver perduto lo scorso anno il campionato a tavolino? In merito alla sentenza avvenuta stanotte in quel di Roma, stamattina purtroppo a contatto nel primo incontro con la squadra abbiamo trovato la squadra e l'ambiente acese, compresa la dirigenza, esterrefatta da quelle che sono state le decisioni assurde romane. E i giocatori evidentemente non sono al massimo. Noi stiamo facendo un'azione di ricucitura tra società, giocatori e pubblico, affinché ancora una volta questa ingiustizia sportiva perpetrata nei confronti della società Acireale e della città di Acireale venga superata nel migliore dei modi, facendo quadrato tutti insieme per ottenere quello che ingiustamente ci vogliono togliere dai podi un po' più alti, ottenerlo in campo con la determinazione che sembra contraddistinto la squadra dell'Acireale e con il pubblico che ancora una volta si stringa intorno ai ragazzi e alla società per ottenere, ripeto, quello che ingiustamente ci viene tolto da altri posti. In ogni caso la società adesso ricorrerà subito con il ricorso alla CAF. Sì, adesso sentiremo le motivazioni per cui siamo stati condannati ed immediatamente procederemo a fare ricorso alla CAF. Ma a prescindere da questo, perché io ormai ho poca fiducia nella giustizia sportiva, io mi sento di affermare che ancora una volta l'Acireale può vincere il campionato sul campo, così come ha vinto quello dell'anno scorso. E quest'anno si è trovato in testa alla classifica grazie ai meriti dei ragazzi e del meraviglioso pubblico che è stato accanto alla squadra e alla società. I giocatori dell'Acireale hanno deciso di optare per il silenzio stampa, vista l'amarezza e ovviamente la decisione presa dalla commissione disciplinare del Comitato Interregionale per la penalizzazione dei 3 punti. Parlano invece i tifosi, li sentiamo subito, lo ricordiamo, ci troviamo allo stadio comunale e sentiamo subito il primo tifoso. Io senz'altro mi faccio portavoce di quello che è un po' l'intenzione un po' di tutta la tifoseria, praticamente sono il portavoce in questo senso del malumore che senz'altro c'è, malumore che non può coinvolgere la squadra. Infatti a tal proposito stasera ci sarà un primo incontro con la squadra, il dirigente qui allo stadio alle 5 per cercare di fare quadrato intorno alla squadra e riprendere il cammino che da 2 anni a questa parte ci ha distinto con delle vittorie a serie che evidentemente hanno dato fastidio un po' a qualcuno. A qualcuno, e a questo punto il discorso scivola più che sullo sportivo, un po' sul politico. Qualcuno che evidentemente non ama Acireale, non ama l'Acireale. Non sappiamo dove si nasconda questo topo. L'anno scorso quello che è successo conferma un po'. E questa ne è una conseguenza il discorso di quest'anno, conferma un po' che il discorso a questo punto poco ha dello sportivo, ma bensì si sposta sul politico. Un topo che si nasconde, ma penso
L'intenzione della tifoseria e penso anche della società sia appunto quello di scoprire dove si nasconde questo topo. La reazione quindi dei tifosi Granata sarà composta e civile, così come appunto era nelle previsioni conoscendo la tifoseria Granata. In particolare però questo pomeriggio vi ritroverete alle 17 qui allo stadio comunale, dirigenti, tifosi e giocatori, per discutere, per far appunto quadrato attorno a questa squadra. Ma noi siamo sempre vicini alla squadra perché forse gli vogliamo troppo bene. C'è qualcuno, come diceva il mio amico, che diffama la Cireale e a Cireale in città, ma noi siamo sempre vicini e gridiamo sempre forza Cireale.